Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale nella lingua dei segni. Ad Oristano, le iniziative della LILT nazionale contro i tumori. Con l'arrivo di ottobre, Oristano si prepara per la campagna del Nastro Rosa 2024, un'iniziativa promossa dalla LILT nazionale per sensibilizzare sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. Quest'anno la campagna si focalizza non solo sulla rilevazione precoce, ma sulla solidarietà tra donne, invitando a unirsi nella lotta contro il cancro al seno. Grazie ai progressi nella diagnostica, molti tumori vengono diagnosticati in stadi precoci, aumentando le probabilità di guarigione dell'85%. Per il mese di ottobre, la LILT di Oristano ha organizzato eventi e visite. Il 5 e 19 ottobre in città e il 29 ad Arborea si potranno prenotare visite senologiche contattando il numero 0783 74368 il martedì e giovedì. Le volontarie saranno presenti al centro commerciale Porta Nuova l'11 ottobre e in Piazza Roma il 12 e 26 ottobre per distribuire materiale informativo sulla prevenzione. Inoltre, il 19 e 20 ottobre si terrà l'evento A Mano Tesa per dare visibilità alle associazioni locali. Infine, il 26 ottobre alle 19:30 si svolgerà Notte di Nastri Rosa presso l'Auditorium San Domenico, una serata di letture e musica con ingresso a offerta. Aido Maggiore, sequestro piantagione di canapa, un arresto. Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Oristano, soprattutto per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, dei reati predatori, in particolare rapine ad uffici postali, banche e truffe agli anziani. Nell'agro del comune di Aido Maggiore, i carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno tratto in arresto un incensurato residente in provincia di Nuoro, a seguito del rinvenimento di una vasta piantagione di canapa. Durante il controllo dei carabinieri, le sementi non sono poi risultate corrispondenti alle piante sequestrate. Infatti, i campioni presentavano un principio attivo ben superiore a quello consentito dalla legge. Le 1445 piante, quindi, sono state poste sotto sequestro. Cabras, messa in sicurezza della falesia pericolante a San Giovanni di Sinis. Le falesie di San Giovanni di Sinis sono sempre più a rischio crollo, realtà che non ha lasciato indifferente la giunta comunale di Cabras. L'incolumità delle persone ha sempre la priorità assoluta, ha affermato il sindaco Andrea Abis. Il 24 maggio scorso, il primo cittadino cabrarese aveva dato il via, con l'emanazione di una ordinanza,
ai lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose affacciate sull'intero tratto della spiaggia. A lavori conclusi il 1 luglio 2024, la Soprintendenza Archeologica ai Beni Culturali e Paesaggio ha diffidato il Comune a sospendere i lavori e al ripristino dei luoghi. La Giunta Cabrarese ha pertanto ritenuto di avviare le azioni giudiziarie necessarie per l'annullamento del provvedimento ricorrendo al TAR Sardegna nei confronti della Soprintendenza. Glucagone in spray nasale a carico del Servizio Sanitario Regionale. La Giunta regionale, presieduta da Alessandra Todde, ha deliberato l'inserimento del glucagone in spray nasale per i farmaci a carico del Servizio Sanitario Regionale. Utilizzato per trattare l'ipoglicemia severa nei pazienti con diabete mellito, il farmaco, finora a pagamento, sarà disponibile su prescrizione specialistica e distribuito esclusivamente nelle farmacie ospedaliere delle ASL, su proposta dell'assessore Armando Bartolazzi. La Giunta ha anche aggiornato le linee guida per la formazione professionale in ambito sanitario, con un adeguamento della remunerazione e dei percorsi formativi. Inoltre è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo per i diritti e le pari opportunità, pari a oltre 1,3 milioni di euro. I siti nuragici candidati a patrimonio UNESCO. Gli straordinari nuraghi della Sardegna candidati a patrimonio UNESCO. Nella sala della Fondazione di Sardegna, il CRENOS, Centro Ricerche Economiche Nord-Sud, e l'Associazione La Sardegna verso l'UNESCO hanno presentato il volume Patrimonio nuragico e sviluppo della Sardegna, cultura, identità e turismo, curato da Raffaele Paci e Andrea Zara. Il presidente dell'associazione, Pierpaolo Vargiu, ha sottolineato l'importanza della massima collaborazione per valorizzare il grande patrimonio nuragico da ogni punto di vista, continuando lungo la strada della cooperazione già avviata negli ultimi anni. L'assessore regionale della pubblica istruzione e beni culturali, Ilaria Portas, ha sottolineato come il progetto rappresenta il valore dell'unità, portando un messaggio di comune interesse di tutta la Sardegna, perché il nostro passato deve essere conservato e tramandato alle generazioni. Iniziative per l'adozione di amici a quattro zampe. Il comune di Oristano attiverà un servizio di comunicazione sui social media per promuovere l'adozione dei cani. La Giunta Sanna, su proposta dell'assessore Maria Bonaria Zedda, ha approvato la delibera per avviare le procedure di gara per questo servizio. L'iniziativa contro il randagismo fa parte di un protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria locale per incentivare le adozioni dei canili,
afferma il sindaco Massimiliano Sanna. L'assessore Zedda evidenzia l'importanza del benessere animale e della collaborazione con la ASL e le associazioni di volontariato. Il comune pubblicherà un bando per selezionare l'operatore che curerà contenuti e campagne social sui temi del benessere animale e della lotta al randagismo. Lavoro. Assessore regionale Desiree Manca, oltre 150 milioni di euro in 6 mesi. Destinati 40 milioni di euro ai bonus assunzionali, una misura volta ad aiutare i disoccupati, in particolare gli over 50 e i lavoratori con redditi bassi, attraverso la quale si offrono incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato e corsi di formazione continua, creando così opportunità reali per chi ne ha più bisogno. Questo è solo uno dei tanti risultati del lavoro svolto dall'Assessorato regionale del lavoro. Fondi destinati all'avvio di diverse misure volte a migliorare i livelli occupazionali e la qualità di vita dei sardi, ha affermato l'assessore Desiree Manca. Con uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro, l'assessorato punta a un rinnovato approccio alla disabilità che sostenga e sviluppi concetti di equità e accessibilità, offrendo incentivi all'assunzione delle persone disabili in aggiunta a quelli previsti dalla norma nazionale. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale nella lingua dei segni. Grazie per averci seguito.